Ehi la ciurma, io sono Mazzatesse e ben ritrovati in questo nuovissimo episodio di Mind Test Ita. Allora, nello scorso episodio siamo andati a craftare il nostro bellissimo Prospector, che ci tornerà davvero molto utile. Adesso stavo facendo ricaricare un pochettino qui il battery box, perché l'avevamo davvero ridotto abbastanza male la scorsa volta. Oddio, c'è il volume un po' troppo alto, scusate. Ok. Meglio. L'avevamo ridotto abbastanza male per caricare il prospector, perché ancora siamo al medium voltage e non abbiamo un high voltage a disposizione. Enabled, disabled, ok. E adesso con il prospector andremo un attimo giù in miniera a utilizzarlo allegramente per entriamoci magari dentro l'ascensore, non facciamo sempre la mossa dall'esterno. Allora, ok, ecco qua. La prima cosa che dovremo fare sarà appunto quella di trovare i diamantazzi. Quindi inizierei a scavare. Sì, scusate, mi sposto solo il piccone qua sul 4, perché almeno così con i pulsanti del mouse ci posso accedere rapidamente senza troppi problemi. E andiamo in cerca di diamanti. Questi qua non li prendo perché non servono a niente attualmente, quindi questo qua, scusate, che cos'è? Tin, quindi non mi interessa, ma copper, sì, copper, carbone ne abbiamo abbastanza, quindi quello per terra non vado a raccoglierlo più di tanto, perché poi dovrei solo perderci tempo, insomma, a riempire poi con la cobblestone, come adesso bisognerà andare a fare. Anche questo lo metto sul 5 per questioni di comodità da mouse. Niente male, abbiamo già trovato i diamantozzi. Allora, qua andrei a segnarmi. Sono anche abbastanza vicini. Uno di questi bisogna per forza tenerlo, perché il prospector serve una volta che ha memorizzato l'affare. Quindi, allora, set target, diamond ore. Ok. A region of 7x7. No, 3x3 e 21. Precisione 98%, ok. E adesso andiamo a raccogliere questo. Vediamo se qui intorno ce ne sono altri. Vabbè, c'è questo, stupido idiota che sono. Andiamo a guardare più che altro manualmente, perché qua ci segnerà per forza quello, ma se ce ne sono altri intorno non ce li segnala. No, sembra che non ce ne siano qua intorno. Andiamo a richiudere e a ritappare un attimo. Ok. Ok, quindi qua segnaliamo con le torce questo posto qua. E andiamo a segnare magari con altre torce qua. Ah no, per un attimo mi è sembrato fossero di diamanti. No, più che altro andiamo a vedere se ce ne sono anche qua in fondo di altri diamanti. No, non ce n'è. Ok. Questo è molto comodo perché ci permetterà di scavare giusto nelle direzioni in cui ci sono dei diamanti. Allora, mettiamo un po' di torce qua. Facciamo così per capire che là c'è il nostro diamante. Ora, selezioniamo qua. Non ce n'è. Ottimo. Cioè, ottimo, mica tanto, però. Qua neanche. Qua neanche. Allora, aspettate un attimo. Segniamo con le torce dove non ci sono. Vabbè, non posso mettere torce ovunque, però ecco, allora, qua non ci sono. Ok? 1, 2. Qua. Non ci sono. Non ci sono.
Questo ci ha evitato appunto anche di andare a scavare in là per poi non trovare neanche diamanti. Neanche là. Neanche qua. Bah, siamo molto fortunati, mi dicono, eh. Due, evita. Niente. Niente. Avremmo scavato tutta sta roba per nulla alla fin fine. Allora. No, però aspetta, due. Uno, due, qua. Forse non sono andato giusto, qua. Allora, uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno, due. Uno, due. No, ok. Niente. Niente. Uno, due. Oh, ma che cribbio, ma non se ne trova niente qua. Niente diamantozzi. Proprio nulla. Continuo a sbagliare. Ma sarà mica mai possibile. Ok, potrebbero essere per terra come quello di prima, però. Con questo le pareti superiori le prendo. Non prendo quelle di sotto, però. Il 90% diciamo dei blocchi viene preso. No, vabbè, non proprio. Qua ce n'è. Ok. Quindi andiamo a scavare. Eccolo qua. Eccolo qua. Eccolo qua. E uno è andato. Vediamo se ce n'è ancora. No. Però qua sotto sì. Ce n'è anche qua. Guarda, 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 guarda. Però quando ho puntato là non prendeva quello. Infatti ce n'è ancora qua sotto, in questa direzione. L'unica cosa è che bisognerebbe. Scusatemi, errore mio. Bisognerebbe scavare tutto. Così. Perché lui ci ha detto che in un 3x3 in giù di qua ci sono poi dei diamanti. Che poi 3x3 per 21, quindi vuol dire che potrebbe essere anche lontano 21 blocchi in giù. Mettiamo solo una torcia che non si vede più un Kaiser. Allora. E continuiamo la nostra opera di ricerca di questi diamanti. Beh, già un po' ne abbiamo trovati, che non è male. Se avessimo scavato avremmo trovato molti meno diamanti. Beh, ok, quello visualizza solo i primi 21, quindi magari andando più avanti ne avremmo trovati. Però. Ecco qua, ecco qua. Due bei diamantozzi. E qua sotto ci indica qualcosa? No, è di qua? Di qua però sì. Qua no. Qua no. Andiamo di qua. Poi qua con il mining drill sarebbe molto più comodo. Ce n'è uno là ma non ha preso in considerazione questo perché questo era sotto. Adesso non voglio sprecare batterie perché siamo già a metà della batteria del prospector, però di qua per forza ce ne deve essere almeno uno. E dai, non vorrei finire piccolo imprenditore. Eccolo, è lui. E ce n'è un altro anche qua, ottimo. Adesso andiamo a vedere se troviamo ancora qualcos'altro. Ancora ce n'è di qua. Vabbè, era giusto là. Avrei potuto scavare un attimo di più e controllare. Allora, ora niente, niente, niente. Però questo è nel 3x3, lo vediamo un attimo. Il 3x3 finisce qui.
Prossimi tre, qua ce n'è? Sì, ce n'è di qua. Che poi, beh, anche qua potrei effettivamente solo scavare i lati. Ah no, mi perdo tutti quelli diagonali, effettivamente. Dovrei scavare così. Per risparmiare, ma. Ragazzi, 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 ragazzi. Santi numi. E non ce n'è più. Ok. Quindi là no, ma là l'abbiamo trovato qua. Ok. Quindi questo 3 è anche stato fatto. Andiamo qua. Niente. Di qua sì. Andiamo a scavare con lo stesso metodo di prima. Anche del mese, ottimo. Il mese non fa mai male. Discretamente mese. Ok, andiamo a chiudere un attimo qua. Adesso ci è andata male, ma adesso ne stiamo recuperando un discreto numero, eh. Forse una decina l'abbiamo trovati. Ok, allora qua non ce n'è più. Qua non ce n'è più. Qua non ce n'è più. Vabbè, allora, quindi là ce n'erano qua? No. Ma l'avevo già controllato, avrei potuto evitare di sprecare tutta questa batteria. Però, allora, qua niente, qua niente. Quindi andiamo a mettere la torcia 1, 2, 1. Niente, niente. E qua avevamo già controllato prima, quindi torniamo su. Chiudiamo in modo da non caderci sotto. Ok. Ebbene, là è stato controllato. Quindi qua mettiamo la torcia. È andato. 1, 2, 1. E niente, e niente. 1, 2, 1. Sì, qua c'è. Allora, ancora niente. Ecco qua! Ecco qua, ecco qua, ecco qua. Ce n'è ancora in qua? Sì! Di qua ce n'è ancora, ragazzi, ce n'è ancora. Andiamoci, andiamoci. Alla ricerca di questi diamantolli. E dello zinco non fa mai male, perché non ne abbiamo tantissimo di zinco. Il cromio è ancora più scarseggiante, ma. Anche lo zinco non ci dispiace. Ok, vediamo se ce ne sono altri segnalati qua. Niente. Ok, bene. Quanti abbiamo trovati per ora? 21, ragazzi, 21! Con una singola carica di prospector, eh. Ah no, di qua non abbiamo ancora controllato, vero? Ok. 1, 2, 1. Allora, qua. Niente. 1, 2, 1. Niente qua. Niente. E tu togli questa torcia e mettila qua. 1, 2, 1. C'è. Ci ha messo un attimo, ma mi ha detto che c'è. Allora, andiamo un attimo. In questo modo per vederli tutti, vederli, perché ho detto vederli. Eccolo. Ce n'è ancora? Sì. Ha fatto
proprio qua anche. E quindi quanto siamo a 23? Ancora, ce n'è ancora, lol, ottimo discorso. Qua tra l'altro, wow. Ok, fine, abbiamo quasi finito la carica anche del prospector. Qua non ce n'è, forse abbiamo ancora un colpo possibile. E ci ha preso. Ragazzi, ci ha preso. Un altro diamantollo qua nei paraggi, almeno uno. Eccolo qua. Per precauzione scaviamo. Ecco, infatti. Così non ho sprecato un giro di prospector. Zinco. Vediamo ora. Fine. Fine anche qua. E fine anche della carica. Quindi andiamo a tornarcene su. Guardate quanti cavolo di pertugi abbiamo potuto controllare. Grazie al prospector. Ci ha agevolato davvero un sacco il lavoro. E abbiamo trovato un sacco, un sacco, un sacco, un sacco di diamanti con poco sforzo alla fin fine. Più che altro lo sforzo è quello di ricaricare ogni volta la batteria perché consuma un fracco di energia. Come potete vedere, consuma davvero tantissimo. Vediamo se abbiamo delle... Se... Prendiamone 3. Consuma da morire, consuma da morire. Poi dobbiamo anche ricaricare il piccone perché a momenti ce lo distruggevamo. Abbiamo un bel po' di cobblestone che andiamo a posizionare sopra. Andiamo a posizionare sopra. E qua è già di nuovo è tutta piena. Bisognerebbe fare un'altra gold chest. Non so se ho materiali per un'altra gold chest. O farne una di Mithril. Abbiamo del materiale per una gold chest, ma non ho lo sbatti adesso di fare una gold chest. Se semplicemente la buttassimo questa cobblestone. Facciamo anche buttarla per ora, ragazzi. Tanto ad ora non ci serve niente quella fare là. Ma no, andiamo. Perché non esistono i barrel in... Sì, no, è vero, esistono i barrel, ma non c'è un modo di automatizzarli. Quindi dovrei andare a depositarcela ogni volta manualmente. Abbiamo delle ceste già pronte, per caso? Sì. Allora, prendiamo una cesta già pronta. Cast iron, cos'è che serviva per fare la cesta... Uber power? Perché non si usa più il ferro quello normale. Si usa il cast iron. E là ne ho... 5, ovvio. Il cast iron è solo cuocendo il ferro, vero? Sì. Quindi prendiamo 3 pezzi di ferro. 1, 2, 3. Poi ci servono 8 pezzi di copper. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 di silver, che dov'è? Silver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 8 di oro. Però non ho più spazio dove metterli. Depositiamo un attimo sta mercanzia qua. Ok, tra l'altro il mese posso depositarlo qua. E siamo quasi a uno stack di mese, tra l'altro. I diamantolli ne abbiamo trovati 26, ben 26. Ottimo, e siamo... Ha un buon numero di diamanti adesso. Si è proprio bu un buon numero di diamanti. Cosa dobbiamo fare adesso? Ah, dovremmo cuocere quelli. Ma fin dato che c'è questo qua dentro non riusciamo a... Ah no, ha finito di caricare. Ottimo. Grinder, alloy furnace. Dov'è la furnace? È questa la furnace. Cos'è che dobbiamo cuocere? Il ferro. E vabbè, poi anche un fracco di altra roba. Ma vabbè. Questo è carico carico, vero? Sì, sembra di sì. Allora, lo mettiamo qua dentro. Questi là cotti. Andiamo a fare la cesta per sopra. Andiamo a fare la copper chest per sopra.
fare. No, la silver chest non possiamo perché c'è da cuocere il silver. Ah, intanto mettiamo a grindare un po' di roba. Tipo questa. Anche questi sono da grindare. Allora, silver l'ha cotto. Cuociamo il goldone. Allora, questo l'ha sminuzzato. Sminuzzami anche lo zinco, grazie. L'oro l'ha cotto. Che tra l'altro perché l'ho tolta di là dal cesto dopo averla craftata se tanto doveva restarci? Ok, la gold chest è andata. Andiamo a depositare via un attimo di coal perché ne abbiamo un po' troppo. Dov'è che lo metto qua il coal qua? Tienine via un po' perché ne ho troppo. Ah, questo l'ha grindato, sparaci dentro anche questi, grazie. Mannaggia me quel giorno che ho fatto il caffè che mi occupa un sacco di spazio nell'inventario. Intanto vado a raccogliere un po' di grano, di mais. Così abbiamo un pochettino anche di energia pronta all'uso nell'inventario. Perché la stazione automatizzata sotto avrà bisogno ancora di un po' di tempo probabilmente. Perché se non mi funzionano i pipe, non so cosa Kaiser fare. Cioè, fin tanto che i pipe non si configurano come dovrebbero configurarsi, automatizzare la roba sotto sarà un bel guaio. Qua devo aver saltato qualcosa, credo. No, non ho saltato niente. Meglio così. Meglio così. Questo ha finito. Questo lo sminuzza. Cos'è che avevamo, scusate, tolto? Ah, questa. Com'è che l'avevo fatto così? Sì. Aspetta, facciamo che fare eta. Sì, no, così forse un po' troppo et. Così fai all. Così che tutto l'etanolo che posso avere me lo dà. Zainetti, allora, qua tieni un po' di grano che è avanzato, gli altri etanoli li mettiamo qua, il grinder ha grindato, grinda ancora sto goldone qua, andiamo a pizzare sulla chest, poi tra un attimo concludiamo il video che sono già passati 20 pax a minuti, ok, gold chest con altra cobblestone. Che poi effettivamente forse sarebbe più comodo spammare le copper chest che non fare gold chest. Perché le copper chest costano davvero poco. Cioè è più conveniente fare due gold chest o tre gold, tre copper chest che una gold chest alla fine. Allora, ora mettiamo a riparare il piccone. E questi andiamo a metterli via. In prossimo episodio magari andiamo a impostare l'automatismo giù sotto con i macchinari e tutto, ma molto probabilmente, anzi quasi di sicuro non funzionerà perché alla fin fine avendo quei problemi con i cavi, i collegamenti dei pipe, quasi certamente non lo rileverà l'affare, quindi boh. Però io per il momento vi saluto, noi ci vediamo la settimana prossima sempre con Mindtestita, sempre sabato alle 2. Vi auguro una buona giornata, vi invito a iscrivervi se per caso non l'aveste già fatto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!